Io posso dire che sulla curva nord è una curva di destra, però purtroppo io sta sempre questa pecora, io non mi ritengo una pecora nera. Io sono uno dei pochi di sinistra che sta in curva, però ti posso dire che io so 20 anni che sto in curva, 20 anni che sanno che io sono di sinistra, però mo sono uno dei 4 responsabili della curva nord, perciò io penso che lì non si tratta più di quelli, lì si tratta di amicizia. I miei amici sono di destra, sono problemi loro, io sono di sinistra, sono problemi miei. Con tutto che la domenica fa sempre chi è che mette sta certi, che vabbè, io mi batto per non farle mettere, però sai che sono la minoranza. Stiamo vivendo dei momenti bellissimi con la Lazio. Che bisogno c'è da fare sta politica, voglio sapere io. Quello che cerca da fare politica nello stadio, non so, forse lo farà, lo fa per moda, sono sicuro che lo fa per moda, perché non, è impossibile che da Montebianco esce un pischero di 15 anni, o 13 anni, 14 anni, esce fuori sta certica. Perché se uno gli si fa una domanda, che, da che deriva il suo segno è, o perché fa un coro contro un negro, contro un ebreo, non ti sa rispondere. Guarda, io penso assolutamente che il discorso dell'ululato contro il giocatore di colore sia un insulto verso il giocatore, non ha nulla di razzista, è un insulto verso il giocatore, giocatore di pallone, non uomo, anche perché credo sia un po' difficile che 15.000 persone possano così insultare tranquillamente e poi all'uscita dello stadio o in settimana le vedo parlare tranquillamente con gente come me. Lo fanno tutti, allo stadio da noi si fa tutti, è una cosa molto simpatica che si fa il giocatore di colore, anch'io lo faccio, per me è una scimmia in quel momento che ha sbagliato e quindi lo dobbiamo condannare, perlomeno verbalmente, però da qui a chiudere le persone nei forni ce ne passa, insomma ce ne passa abbastanza. Abbiamo instaurato delle amicizie molto solide con, per esempio nel caso di oggi, con i ragazzi del Chelsea, una squadra molto simile, per la sua storia molto simile alla Lazio. Vengono dalla Serie B, hanno sofferto come noi, quindi come tifosi e come società hanno sofferto, per il primo anno stanno in Coppa dei Campioni, hanno vinto le prime coppe contemporaneamente a noi. E quindi è nata questa amicizia, è nata soprattutto dai viaggi che abbiamo ogni tanto nella capitale inglese, grazie soprattutto ai nostri ragazzi del gruppo che ormai vivono a Londra da anni, si sono ben stabiliti lì, lavorano, studiano e quindi abbiamo fatto questa sorta di amicizia che questa sera abbiamo consolidato. Ci ha unito soprattutto la goliardia e il modo di fare. Noi ci teniamo a precisare, non abbiamo mai cercato di copiare alcun tipo. Siamo goliardici, siamo fantasiosi, siamo così come siamo e siamo quindi molto vicini alla mentalità di questi ragazzi inglesi. Tanto pazzi, curiosi come ci sono nei luoghi comuni della gente, l'ultras, maleppi, così. Ci sono anche persone che fanno dei lavori rispettabili, impegnativi come il mio, come in un pronto soccorso dove vengono tante situazioni di emergenza, strane, allucinanti, a destra e a sinistra. Di conseguenza è un lavoro che richiede impegno a tutto quanto. La domenica e durante la settimana si frequenta la sede, si frequenta lo stadio, si frequentano gli amici in modo da rilassarsi un pochino, di divertimenti, capito? Si esce un attimo fuori dal contesto stressante dell'ospedale, tutto qui.
una cosa genuina, sincera e con molta passione e soprattutto tanta razionalità. Mi alleno 4-5 ore al giorno, oltre ad allenarmi ci lavoro, e oltre alla passione dei pesi ho la Lazio che praticamente è a tempo pieno, che è il massimo. Sabato sera che vai a cena, fai la serata con gli amici a qualche locale, fai tutta la nottata e aspetti l'ora che parte il treno per andare alla stazione. E la trasferta parte, ecco, quando ci sale sul treno ci divertiamo tutti uniti, il gruppo più amico tutto insieme, a divertirci sul treno, perché certo non vediamo l'ora che arriviamo alla stazione della città dove giochiamo, per lì sfogarci di nuovo, però lì cerchiamo di fare un ambiente più zozzo per creare un po' più di caos alle città dove andiamo a giocare. Di trasferte, ma sei contato in Genova, dove partiti in 40 scemi, abbiamo creato il panico per Genova, questo lo ricordo benissimo. Ricordo c'è questa, ci sequestrano una borsa piena di manici, però noi avevamo sempre qualche risorsa più di pecinte, qualche cortello che abbiamo dato. Io ricordo che quell'anno ci fu proprio il putiferio, una cosa bellissima. Dietro, quello che la chiesta via, quello col cortone, quello lì. Erano tempi che ci piaceva fare tutto. Non mi pento di quello che ho fatto assolutamente, perché pentirsi è una cosa bruttissima. Pentirsi o lasciare i camorristi a qualche numero di non siamo pentiti, anche perché non siamo pentiti di niente. Come tifosi, aventi la mentalità ultras, cerchiamo di rinverdire i fasti della vecchia guardia, degli irriducibili, che hanno acquisito un'importanza, una fama a livello nazionale ed internazionale, portando lo striscione in tutti gli stadi d'Italia e d'Europa, sempre con la fede, con l'onore, con i colori biancocelesti nel cuore. Trovo che i giovani di oggi non hanno quella sana cattiveria, quel veleno che invece era la gente che veniva dalla strada. Purtroppo i tempi sono cambiati, perché prima si andava, ho detto, allo stadio 4-5 ore prima, era visto in una maniera diversa. Adesso allo stadio c'era mezz'ora prima, la curva si è borghesita. Sentisti i ragazzi noi ci si mette malite, perché poi i senti magari il giorno dopo, abbiamo fatto un macello, che avete fatto? No, abbiamo tirato i sassi al coso, poi abbiamo litigato, abbiamo fatto, poi leggi il giorno dopo, sul giornale non c'è scritto niente, e poi viene a sapere sono tutte cazzate. È rotto! Questa dei frippi non ne sa fa più. Se posso far conoscere Maurizio Costanzo? A casa mia pure il gatto se ne dà. Maurizio Costanzo. Mastica poi sta dei frippi, Maurizio mastica. Crescono con i computer, con i videogiochi, prima si cresceva in cortile a fare le sfide col palazzo di fronte,
si via per il pallone, quindi erano cose differenti. Purtroppo i tempi sono cambiati, a noi ci eravamo a volte anche spiazzati perché ci comportiamo come allora, però a volte ci sentiamo fuori tempo. Però magari sbragare, come è successo questo qua, vedi questo divisorio, diciamo, tra uno scompartimento e un altro, vederlo, gente che lo butta giù, faceva ridere, capite? Si faceva tipo una gara a chi faceva di più, a chi andava di più lontano in trasferta senza soldi, a chi faceva più danni dentro un treno, cioè, quindi c'era una competizione tra noi che portava all'esasperazione del tutto, e quindi era in maniera ultras, era proprio anche tutti i giorni, era il modo di stare, di pensare, di fare, non so, ultras, oltre tutto. Per qualcuno potrebbe essere violenza anche dare qualche scappellotto per giocare o spogliare qualcuno nello scompartimento per divertirci o gettare le scarpe del malcapitato che ha avuto, tra l'altro la malsana idea di entrare nel nostro scompartimento, ma non è violenza gratuita, è un modo per divertirci, la nostra giostra continua a girare, chi monta sul seggiolino deve comunque sapere che le nostre regole sono queste. L'ho pagato il canone! L'ho pagato davvero! Sono già due ore che sto treno è già partito. Mi è stato un lavoro, una giornata di un manovale. Voglio vedere chi me la paga. Che eravamo bambini sul treno, adesso foto loro, cioè, i figli, capito? Altri amici oggi cose così. Sono partiti con le macchine, con le famiglie e stanno a pranzo fuori, in trattoria, da qua. Noi, però c'è una... no. Pure avendo a disposizione macchine, insomma, i soldi ci mancano a destra e a sinistra, eccoci qua, con ragazzi. Con che vai? Col treno? Io tutto felice, dici come col treno? Beh, ci siamo tutti, il circo, cioè voglio dire, no? Il posto nostro è questo, non c'è, sì, un aeroplano per noi è un piacere, il ristorante è un piacere, ma il posto nostro è questo. Stamattina bacio ai bambini e si parte, cappellino, occhiali, e si va, si torna indietro, dei vent'anni, come dice Fabrizio, ma con 30 secondi. Certo. Purtroppo non è colpa, proprio fisicamente non ce la facciamo ad andare via, quindi la questione diventa un'altra, è che quando si parte da casa, adesso si parte con pizzichetto d'ansia perché sei felice, dove rivivi certe situazioni e stai con la speranza che tutto vada come dovrebbe andare, per regola, però come ripeto, se succede qualcosa, e naturalmente c'è qualcuno che fa scattare sta molla, noi involontariamente siamo là, questo è quanto. Noi venivamo il tifoso ultras laziali veniva da una generazione che era quella prima di noi, che insomma i laziali erano sempre scappati, non erano tanti dispettati. Poi dopo la morte dei Paparelli, cioè un anno dopo circa, nel 1980, la nostra generazione, tipo una decina di noi, ha deciso di portare in alto il nome dell'ultras della Lazio. Cioè, noi non potevamo andare in trasferta, fasse di conigli, fasse di cose che magari erano rivolte a quelli più grandi di noi che in passato avevano fatto dell'ultra spaziale, così magari un coniglio che scappava ogni situazione. Dopo la morte di Paparelli abbiamo detto che dovevamo cominciare anche noi a farsi sentire, a far vedere che invece il tifoso laziale come ultra sparla era cambiato, era pronto a tutto.